Siamo nel cuore di Gerusalemme con questo gruppo di sacerdoti della diocesi, siamo anche nel cuore di questo cammino spirituale dei nostri esercizi qui nella terra santa, la terra di Gesù. E stiamo vivendo degli intensi momenti di spiritualità davvero straordinari. Vivere questo incrocio di culture, questo incrocio di religioni, ma soprattutto l'incrocio tra le diverse tradizioni cristiane, ci dà tantissima consolazione e speranza, perché si vive un clima di grande pace, di grande armonia, di una convivenza straordinaria. È davvero Gerusalemme il modello di quella città della pace che dovrebbe diventare il mondo intero, città della pace, una umanità pienamente riconciliata, pur nella diversità, nelle differenze di tradizioni, di culture, di abitudini, di usi, di costumi, di religioni. La differenza non può mai diventare divergenza e quindi inimicizia. Gerusalemme davvero è il modello di un respiro di pace universale. Mi piace pensare proprio qui da Gerusalemme alla nostra città di Cassino, indicata come città della pace dopo la grave tragedia della distruzione bellica. Davvero allora la pace è il frutto di un'armonia che è il risultato del contributo e dell'impegno di ciascuno. Finché siamo nella pace dobbiamo saperlo custodire. Quando si è nelle violenze si ha un po' la nostalgia della pace e dell'armonia. Io dico finché siamo nelle condizioni della pace dobbiamo saperla anche custodire e costruire evitando le violenze sotto ogni forma verbale o di cattivazioni, perché il bene della pace è davvero inestimabile e insuperabile. È il bene fondamentale che fa il benessere di ciascuno e di tutti. E credo che sia proprio il motivo della ricerca di questa pace che abbiamo una felicissima sorpresa qui a Gerusalemme, davanti al Santo Sepolcro, la possibilità di incontrare inaspettatamente un giovane di Cassino che dopo 101 giorni di cammino a piedi da Cassino è arrivato poco prima di Natale qui a Gerusalemme per condividere questa grande esperienza di pace. Mauro, buonasera a te Mauro. Ci siamo incontrati oggi per la prima volta, proprio per caso, qui a Gerusalemme, tutti e due provenienti dal Cassinate. Mauro, ci rilasci anche tu questa testimonianza stupenda di ciò che hai cercato e di ciò che hai trovato e stai vivendo qui a Gerusalemme. Assolutamente sì, mi rispecchio molto nelle parole che ha appena detto. Gerusalemme è il centro della pace, dovrebbe essere il centro della pace, anche nella stessa etimologia, il Gerushalayim, abbiamo la parola Shalom che significa pace in ebraico, perché questa è stata una terra di pace ed è stata costruita proprio per dare l'esempio alle nazioni per la pace. I nostri padri sono venuti qui per questo scopo e adesso credo che dobbiamo tutti lavorare per questo fine unico, perché Gerusalemme può dare l'esempio al mondo. Io sinceramente ero molto interessato al discorso interreligioso, da cristiano studio religione abramitica, mi interessava molto vedere quello che succedeva in questa città. È stata la ragione della tua decisione di partire a piedi da pellegrino da Cassino fino a Gerusalemme? Assolutamente sì, un po' per completare i miei studi, volevo fare un voto a Dio che mi ha dato molto in vita, quindi volevo fare un bel sacrificio, sacrificare il mio tempo, sacrificare le mie energie. L'ho fatto, ho trovato tante persone estremamente generose lungo il mio cammino. Avevi delle paure in partenza? Ma paure quando io sinceramente da fedele mi sono molto affidato allo Spirito di Dio e alla Divina Provvidenza, quindi grandi paure non ne avevo, ma naturalmente è stato molto comunque un challenge, come si dice, molto difficoltoso, soprattutto per trovare il cibo e trovare i posti da dormire, però è stato. Invece è successo che le paure sono un po' cadute perché hai trovato tanta accoglienza anche tra i musulmani. Assolutamente sì, ho attraversato 5 nazioni, dopo l'Italia ho attraversato l'Albania, la Macedonia, la Grecia, la Turchia e poi ho attraversato Cipro, e anche dove non ho trovato chiese e monasteri come in Italia e come in Grecia, in Turchia assolutamente tante persone generose che nonostante fossi di religione diversa mi hanno ospitato e mi hanno accolto. Questo è veramente un buon messaggio per la pace. Allora questo dimostra, credo Mauro, che davvero Gerusalemme è la città dell'incontro, assolutamente, della pace. È stato un grandissimo buona permanenza a te, grazie Mauro, grazie tantissimo. Grazie.